ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La SSD Città di Teramo alle 15.30 al Pigliacelli di Montorio affronterà l'Elicese, una gara da vincere e soprattutto il diavolo che vuole cercare la continuità di risultati dopo l'importante successo ottenuto fuori casa contro il Penne. Dunque un Teramo che sta piano piano crescendo nella condizione fisica e tecnica. Pomante però dovrà rinunciare ad alcune pedine importanti, mancherà nel reparto offensivo l'attaccante Nikita perché è squalificato per una giornata e in difesa ancora assente Alfonso Pepe. Nel reparto d'attacco si profila l'ingresso e il lancio in campo dal primo minuto di Anas Ikramelà. Sì, Anas potrebbe essere della partita, ma da lui più che altro mi aspetto un salto di qualità dal punto di vista fisico, perché giustamente lui non è ancora in condizione, ci sta, però mi aspetto tanto tutta la rosa, non solo da Anas. Qui questa è una rosa formata, anche se siamo pochi, siamo una rosa formata da ottimi giocatori. È vero che abbiamo delle assenze importanti, però io in squadra ho giocatori che sanno dimostrare il loro valore. È normale che dal punto di vista difensivo dobbiamo migliorare tanto, perché una squadra come la nostra in tutte le partite ha subito gol. Se vuoi vincere il campionato devi avere una solidità difensiva, e non parlo solo della linea difensiva ma di tutta la rosa, perché anche domenica, sabato a Penne, in tre occasioni siamo stati un po' leggerini e abbiamo subito tre gol, e questo da quel punto di vista dobbiamo migliorare, perché se vuoi arrivare in alto dal punto di vista difensivo devi essere più solido.